Grazie Presidente, signor Sottosegretario, colleghi. No, il ragionamento che abbiamo appena sentito dalla collega Appendino, a cui chiedo a lei di rivolgere eventualmente il motivo del no del gruppo di Fratelli d'Italia, per la semplice ragione che parla di coerenza, però ancora una volta con questi emendamenti il Movimento 5 Stelle dimostra non solo poca coerenza, ma dimostra assolutamente poca inventiva nella gestione del tema, che è un tema assolutamente importante. Parlo di coerenza perché ci hanno ormai fatto capire come, soprattutto sulle tematiche ambientali, oggi dicono A, domani dicono B, in funzione di quello che poi è magari l'andamento dei sondaggi del momento. E quindi per questo noi riteniamo che l'emendamento in questione non solo ricalchi assolutamente quanto già si sa, cioè, siamo assolutamente convinti che l'unico intento nel manifestare questi emendamenti e soprattutto nella discussione che portano avanti sia quello di poter mettere un timbro su un emendamento che alla fine ricalca esclusivamente quello che la norma dice. E ritengo, Presidente, che sia anche assolutamente banale che un parlamentare o comunque che la Camera possono presentare emendamenti in tal senso, riducendo veramente il significato anche dell'Aula stessa. Noi siamo assolutamente convinti e assertori che il territorio, l'ambiente debbano essere non solo tutelati, ma bisogna mettere in pratica tutto quello che è necessario per la tutela dell'ambiente. Chiaramente bisogna anche contingentare quelle che sono le esigenze territoriali, bisogna contingentare quelle che sono le esigenze della nostra nazione, nel nostro paese. E in questa direzione credo che ogni emendamento del Movimento 5 Stelle va dal lato opposto, quindi non solo mancanza di coerenza nei confronti della loro posizione che cambia saltuariamente, ma soprattutto nei confronti di quella che deve essere un paese, una nazione moderna che vuole guardare al futuro, sì, con il rispetto dell'ambiente, ma soprattutto con la necessaria esigenza di guardare a un futuro, a un'indipendenza energetica, a tutto quello che comporta, ovviamente anche alla tutela ambientale, perché ricordiamo, Presidente, ricordo a me stesso, ma lo ricordo anche all'Aula, che tutto quello che riguarda, per esempio, le energie rinnovabili non sono esclusivamente ecosostenibili per il solo fatto che non producono e non inquinano, ma bisogna anche andare a vedere dove vengono collocate queste energie rinnovabili, queste apparecchiature, questi nuovi strumenti di energie rinnovabili. Anche su questo credo che vada fatto un esame, una di esami in attenta su quelle che poi sono le esigenze del nostro territorio, un territorio che non è omogeneo. Noi sappiamo benissimo che il paese Italia e la bellezza del nostro paese, Presidente, sta proprio in questo, che ogni chilometro sono colori diversi, profumi diversi, territori diversi, situazioni completamente diverse, e quindi si dovrebbe fare un'attenta analisi di quelle che sono le reali esigenze del nostro territorio e della nostra nazione. Più o meno ho cercato di sintetizzare, ma si potrebbe parlare per molto tempo su questa tematica, ma è il motivo per cui il gruppo di Fratelli d'Italia dice no a questo emendamento e voterà coerentemente a quanto appena detto. Grazie, Presidente. Grazie a lei, onorevole.